Ciao, benvenuti sul canale di Grazia Potazzoli. Iscrivetevi al mio canale, condividete questi tutorial, cliccate sulla campanellina per gli aggiornamenti, su mi piace e lasciatemi un messaggio. Oggi faremo la prima parte di questo tutorial. È un maglioncino per donna a forma in top down a forma quadrata. Il materiale che vi serve per realizzare questo maglioncino è il jeans bambù di questo color mattone. I jeans bambù, ogni gomitolo sono 50 grammi e sono 150 metri. La composizione è 50% di bambù e 50% di PAC. PAC significa acrilico. Qui c'è scritto che si possono utilizzare i ferri e l'uncinetto del 3,5. Noi con questo filato andremo a utilizzare l'uncinetto da 3 mm. Iniziamo il progetto andando a realizzare una catenella di 116 catenelle. Andremo a realizzare una catenella elastica. Adesso andremo a realizzare 116 catenelle elastiche in questo modo. Posizioniamo il filo su questo dito e su quest'altro e contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 giri. Questo filato lo mettiamo dalla nostra parte e questo è il filo del gomitolo. Inseriamo l'uncinetto, giriamo e andiamo a realizzare un nodino. In questo modo mettiamo il filo sull'uncinetto, con l'uncinetto prendiamo il filo del gomitolo e entriamo in entrambi i punti. Mettiamo il filo sull'uncinetto, con l'uncinetto entriamo, mettiamo il filo sull'uncinetto, quello del gomitolo e entriamo in entrambi i punti. E andiamo avanti sempre in questo modo. Come potete vedere, la catenella è elastica. Andiamo avanti così, andando a realizzare tutte le catenelle necessarie. Abbiamo così fatto 116 catenelle elastiche. Adesso andremo a chiudere la parte, andremo a chiudere la cerchia con un punto bassissimo. Questa è la parte del dritto e questa è la parte del rovescio. Noi dobbiamo andare a chiudere la cerchia dalla parte del dritto. In questo modo inseriamo l'uncinetto nella prima catenella, prendiamo il filo e entriamo in entrambi i punti e così abbiamo chiuso con un punto bassissimo. Adesso noi dobbiamo andare a suddividere le due maniche con davanti e dietro e lo faremo in questo modo. Abbiamo eseguito un totale di 116 catenelle elastiche. 116 togliamo 4 catenelle, 4 catenelle che sono i 4 angoli, che sono i nostri 4 aumenti. 112 diviso 4 che sono i 4 lati, sono le due maniche davanti e dietro. 112 diviso 4, il risultato è 28, 28 in ogni lato, perché questo è un top down a forma quadrata, quindi tutti e 4 i lati sono uguali. Questa è una taglia 46, 44, 46, quindi il nostro aumento per ogni angolo è composto da due punti alti, una catenella e due punti alti. Se volete realizzare tagli minori, per una taglia 40-42 andate a realizzare ogni angolo l'aumento che è composto da un punto alto, una catenella, un punto alto. Per una taglia 44-46, che è quella che andiamo a realizzare noi,
Ogni angolo andate ad eseguire un aumento composto da due punti alti, una catenella e due punti alti. Per tagli maggiori, cioè 48, 50, 52, ogni angolo andate a realizzare un aumento composto da due punti alti, due catenelle e due punti alti. Adesso iniziamo il progetto. Andiamo a realizzare il nostro primo aumento. Questa è una taglia 44-46, quindi l'aumento per ogni angolo è di 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. Andiamo a realizzare 3 catenelle, che sarebbe il primo punto alto. Un punto alto entrando nello stesso punto. Una catenella, un punto alto entrando nello stesso punto e un punto alto entrando nello stesso punto. Abbiamo così eseguito il primo aumento. Adesso andiamo avanti, dobbiamo andare ad eseguire 28 punti alti. Entriamo nel punto successivo e andiamo ad eseguire un punto alto. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo e andiamo ad eseguire un punto alto. Andiamo avanti in questo modo, andando ad eseguire un punto alto in ogni punto, per un totale di 28 punti alti. Abbiamo così eseguito 28 punti alti, adesso andiamo avanti, andiamo ad eseguire il secondo aumento che è composto da due punti alti, una catenella, due punti alti. Andiamo avanti, 28 punti alti, andiamo a realizzare il terzo aumento che è composto da due punti alti, una catenella, due punti alti, 28 punti alti e andiamo a realizzare l'aumento che è composto da due punti alti, una catenella, 2 punti alti e 28 punti alti. Abbiamo così terminato il giro. Adesso andiamo a chiuderlo con un punto bassissimo. Entriamo nella terza catenella, prendiamo il filo, usciamo e rientriamo direttamente nell'altro punto. E così abbiamo chiuso con un punto bassissimo. Entriamo nel punto successivo e andiamo ad eseguire un punto bassissimo. Entriamo nell'arco, andiamo ad eseguire un punto bassissimo, 3 catenelle, un punto alto entrando nello stesso punto, una catenella, un punto alto entrando nello stesso punto, un punto alto entrando nello stesso punto, 2 catenelle, entriamo non nel primo ma nel secondo punto. E andiamo ad eseguire un punto basso, 2 catenelle, mettiamo il filo sull'uncinetto, contiamo 1, 2, 3, entriamo nel terzo punto e andiamo ad eseguire un punto alto, una catenella, un punto alto, entrando nello stesso punto, 2 catenelle, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel terzo punto. Non mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel terzo punto e andiamo ad eseguire un punto basso, 2 catenelle, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel terzo punto e andiamo ad eseguire un punto alto, una catenella e un punto alto, entrando nello stesso punto, 2 catenelle, entriamo nel terzo punto e andiamo ad eseguire un punto basso, 2 catenelle. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel terzo punto e andiamo ad eseguire un punto alto, una catenella e un punto alto entrando nello stesso punto. 2 catenelle, contiamo 1, 2, 3, entriamo nel terzo punto e andiamo ad eseguire un punto basso. 2 catenelle, mettiamo il filo sull'uncinetto. Entriamo nel terzo punto e andiamo ad eseguire un punto alto, una catenella e un punto alto entrando nello stesso punto.
In questo modo andiamo avanti così, poi ad ogni angolo andiamo ad eseguire l'aumento che è composto da due punti alti, una catenella, due punti alti. Andiamo avanti in questo modo fino a terminare tutto il giro. Quando arriviamo in fondo al giro, qui dobbiamo fare l'angolo, andiamo ad eseguire 2 catenelle, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo in mezzo e andiamo ad eseguire l'aumento che è composto da 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. Due catenelle, adesso ci troviamo da questa parte. Contiamo 1, 2, entriamo nel terzo punto e andiamo ad eseguire un punto alto, una catenella e un punto alto entrando nello stesso punto. E questo è l'angolo. Andiamo avanti in questo modo fino a terminare tutto il giro. Abbiamo così terminato tutto il giro. E lo abbiamo chiuso con un punto bassissimo. Entriamo nel punto successivo, andiamo ad eseguire un punto bassissimo. Entriamo nell'arco, andiamo ad eseguire un punto bassissimo. 3 catenelle, che è il primo punto alto, un punto alto entrando nello stesso punto, una catenella, un punto alto entrando nello stesso punto, un punto alto entrando nello stesso punto. E questo è il nostro aumento. 2 catenelle, mettiamo il filo sull'uncinetto, adesso entriamo sopra al punto basso e andiamo ad eseguire 4 punti altissimi. Entriamo, prendiamo il filo, usciamo, prendiamo il filo, entriamo nel primo punto, prendiamo il filo, entriamo negli altri 2 punti. Prendiamo il filo e entriamo negli ultimi 2 punti. Andiamo ad eseguire un secondo punto altissimo, un terzo punto altissimo. Scusate, non andiamo ad eseguire 4 punti altissimi, ma andiamo ad eseguirne 3 punti altissimi. 2 catenelle, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo, prendiamo il filo, usciamo, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo, prendiamo il filo, usciamo per 5 volte. 3, 4 e 5. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo in tutti i punti. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo negli ultimi 2 punti, in questo modo. 2 catenelle, qui dove abbiamo eseguito un punto basso, andiamo ad eseguire 3 punti altissimi. In questo modo siamo entrati sopra al punto basso di prima e abbiamo eseguito 3 punti altissimi. Adesso continuiamo 2 catenelle, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo in questo arco e andiamo ad eseguire, entriamo 5 volte, 1, 2, 3, 4. E 5. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo in tutti i punti. Abbiamo 2 punti sull'uncinetto. Mettiamo il filo sull'uncinetto e chiudiamo tutti e 2 i punti. E così andiamo ad eseguire sopra al punto basso 3 punti altissimi, entriamo nell'arco e andiamo ad eseguire un punto puff composto da 5 entrate. 2 catenelle, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo sopra al punto basso e andiamo ad eseguire 3 punti altissimi.
2 catenelle, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nell'arco e andiamo ad eseguire un punto puff composto da 5 entrate. 1, 2, 3, 4 e 5. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo in tutte le 5 entrate, usciamo, abbiamo 2 punti sull'uncinetto, mettiamo il filo sull'uncinetto e chiudiamo entrambi i 2 punti. E andiamo avanti sempre in questo modo. Andiamo avanti sempre in questo modo, ricordiamoci che ogni angolo dobbiamo fare l'aumento composto da 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti per tutti e 4 gli angoli. Andiamo avanti così fino a terminare il giro. Poi questi giri vanno alternati. Adesso vi faccio vedere. Quando avete terminato il secondo giro che vi ho fatto vedere, i 2 giri vanno alternati. Come potete vedere, questo è il primo giro composto da un punto alto, una catenella, un punto alto, e questo è il secondo giro composto da un punto puff con 5 entrate, cioè dovete entrare 5 volte nello stesso punto. Alternate questi 2 giri finché arrivate sotto l'ascella, sotto la vostra ascella. Quando siete arrivati sotto all'ascella, misurate la circonferenza del vostro seno, perché in base alla circonferenza del vostro seno andate a realizzare la larghezza che desiderate. A me questa larghezza non mi sta bene, quindi io ho realizzato 30 catenelle e ho congiunto la manica. Adesso andiamo a realizzare le 30 catenelle da questa parte e congiungere la manica. Voi misurate bene la circonferenza del vostro seno perché in base alla circonferenza del vostro seno andate a realizzare le catenelle. Questo modulino è multiplo di 3. Adesso io ho terminato i miei giri andando ad eseguire il giro composto da dentro nel punto puff un punto alto, una catenella, un punto alto, mentre sopra ai 4 punti altissimi un punto basso. Quindi adesso andrò a realizzare questo giro di punto puff e di 4 punti altissimi. A partire dal giro di adesso andate ad aumentare una catenella, cioè prima andavamo a realizzare 4 punti altissimi, 2 catenelle, un punto puff e 2 catenelle, mentre adesso andiamo a realizzare 4 punti altissimi, 3 catenelle, un punto puff e 3 catenelle. Adesso ci troviamo in questa parte. Dobbiamo andare a congiungere la manica. Togliamo il fermo, andiamo a realizzare 3 catenelle, entriamo nell'arco e andiamo a realizzare 2 punti alti. Andiamo a realizzare 30 catenelle. Mettiamo il filo sull'uncinetto, uniamo angolo con angolo e ci giriamo dall'altra parte. Abbiamo messo il filo sull'uncinetto, entriamo nell'arco e andiamo ad eseguire 2 punti alti.
E così abbiamo unito la manica e abbiamo aggiunto 20-30 catenelle, che sarebbe l'aumento del davanti e del dietro. Adesso andiamo avanti normalmente come siamo sempre andati avanti. Andiamo ad eseguire 3 catenelle, entriamo, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo dentro nell'arco e andiamo ad eseguire il punto puff. Dobbiamo entrare 5 volte, 1, 2, 3, 4, 5. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo in tutti i punti, abbiamo 2 punti sull'uncinetto, mettiamo il filo sull'uncinetto e entriamo in entrambi i punti. 3 catenelle, mettiamo il filo sull'uncinetto, adesso andiamo ad eseguire a partire sempre da questo giro. Dobbiamo, se prima abbiamo eseguito 3 punti altissimi, adesso dobbiamo andare avanti in questo modo. Sopra la catenella, anziché eseguire 3 punti altissimi, andiamo ad eseguire 4 punti altissimi e aggiungiamo una catenella. Anziché 2 catenelle, poi andremo a fare 3 catenelle. In questo modo abbiamo eseguito 3 catenelle. Adesso entriamo sopra al punto basso e andiamo ad eseguire 4 punti altissimi. Ecco, catenelle. Sopra ai 2 punti alti andiamo ad eseguire il punto puff. Entriamo 5 volte nello stesso punto. 1, 2, 4 e 5. Mettiamo il filo sull'uncinetto e entriamo in tutti i punti. Abbiamo 2 punti sull'uncinetto. Mettiamo il filo sull'uncinetto e chiudiamo tutti e due i punti. E andiamo avanti sempre in questo modo. Quindi noi adesso, a partire da questo giro, abbiamo fatto 3 aumenti, cioè abbiamo aumentato, se prima andavamo ad eseguire 3 punti altissimi, adesso andiamo ad eseguire 1, 2, 3, 4 punti altissimi. Questo è il primo aumento. Il secondo aumento sono le catenelle. Se prima andavamo ad eseguire 2 catenelle, adesso andiamo ad eseguire 3 catenelle, il secondo aumento. Il terzo aumento sono queste catenelle. Misurate la circonferenza del seno e in base al vostro seno andate ad aggiungere le catenelle. Questi sono i 3 aumenti. E andate avanti sempre in questo modo fino a raggiungere la lunghezza desiderata. Questo è il primo tutorial di questa maglia. Ciao, al prossimo video!